summer of love. Benvenuti ragazzi, sono Jesse, questo è un nuovo video. Oggi siamo in un altro unboxing molto molto speciale, anche questo. E a quanto pare questo è proprio per il video unboxing, ma a quanto pare ogni anno escono sempre tutti i giochi belli durante questi mesi qua. E infatti non so se sapete già, beh, a parte dal titolo, non so se supponete di cosa si parla in questo unboxing. Vi dico soltanto che è una collectible, si può capire dalla grandezza, ma ha una cosa molto molto speciale. Devo ricordarmi di censurare perché si è visto dietro, che spoiler già tutto, quindi magari no. Sono finito che si inquadri tutto. Ovviamente non ho ancora la cam superiore, perché la staffa che avevo fatto fare non è ancora pronta del tutto. Ok, quindi abbiamo la Collector's Edition di Rage 2. Molto molto bella anche la scatola. Una scatola un filino più piccola in circa di quella di Days Gone, unboxata la scorsa settimana, due settimane fa, ma va bene. Ok, perfetta. Giusto, si può togliere questa parte qua. Metto qua così, anche se è tagliata, ma va bene. Ok, Rage 2. Anche sopra c'è scritto Rage 2. Andiamo ad unboxare. Allora, iniziamo con, suppongo, un poster. Non troppo grande, però. E o così, oppure così. Carino, speravo magari qualcosa, se ci fosse stato un posto, magari qualcosa di più grande. Questo no, che spoiler a quello che c'è dentro. Poi steelbook, molto molto carina, c'è il numero di serie, suppongo, questo stile graffiti più o meno. Comunque vi lascerò, non so se come nell'unboxing di Days Gone, quindi alla fine tutti i dettagli, oppure ve li metto mentre parlo. Comunque, al momento spellicolamento brutale. Dentro abbiamo un codice, che non vi faccio vedere, la pubblicità del nuovo Wolfenstein e di Doom. Abbiamo le istruzioni piccoline, da una vita che non le vedevo in un gioco, e ovviamente il gioco. Direi che questo non poteva mancare. Rage 2, ah ok, il codice che fa parte parla dell'Axe, quindi roba che si dà normalmente già. Altro spoilerino. Vediamo subito. Ok, signori, questa cosa è bellissima, cioè è bruttissima ma è bellissima. Guardate, spero si veda abbastanza bene. No, ci sono i riflessi della luce, quindi fatemi procedere allo spacchettamento. Oh, aiuto, è una maschera, ho paura, è stranissimo da toccare. Ok, gentilissimi, ci hanno dato anche le pile in dotazione, ma adesso non mi sembra forse il caso. O forse sì, magari sì, perché dovrebbe parlare. Mamma mia, che cosa brutta. Ok, allora aspettate. Allora, cos'ha qua? Qua ha tipo uno stand per appoggiarlo così a tavolo. Se no hai fori per appenderlo al muro, cosa che io farò assolutamente, lo appenderò al muro, perché ragazzi è una cosa del genere, non, come si fa a non appendere al muro? Però guardate, tipo, proprio come fanno le maschere, è inquietantissimo. Quindi io, aspettate un secondo, prendo cacciavite.
Pile di una marca a me sconosciuta, che non nominerò proprio per non fare pubblicità. Una marca a me sconosciute. Una pila è morta. RIP. Allora, teniamolo spento un attimo, così le chiudo, facciamo tutto molto molto figo. Non so come mai sulla confezione è tutto in italiano e spagnolo. Non so se magari questa è una collector dedicata solo all'Italia e alla Spagna, perché è già successo di collector differenti per posti differenti. Allora, fatemi aprire un po' giù qui davanti. Hi. Saluta, attenzione. Questo coso qua? Fa qualcosa? Ok, allora, mi aspettavo decisamente meglio. Cioè, ero già a conoscenza che sarebbe stato qualcosa del genere. Io pensavo fosse solo nel 3, perché io avevo... Ti dispiace? No, no. Oh. Ma, oi. Ok. Magari no. Ok. Just a talking ruckus head on a wall. Nothing to see here. Crush! Hai finito, gentilmente. Ok. I can't crush no more. But I can't sing. Ruckus has 80 head. Sembra una cosa fatta apposta, ma non lo è. Cioè, è lui che parla. Mi parla sopra. Più che altro credo abbia un sensore di movimento, perché adesso che sono fermo e muovo solo la faccia, non parla più. Quindi credo abbia più che altro un sensore di movimento, più che un microfono. Comunque, dicevo, io avevo visto al trailer delle E3 2018, in cui annunciavano finalmente Rage 2 per la prima volta. Cioè si parlava effettivamente di Rage 2 per la prima volta. Ho visto questo coso qua nel trailer. Ruckus never had a kiss. Would you kiss Ruckus? Hello. Ruckus, Ruckus singing songs. Do-da, do-da. Ok, credo ti spegnerò. Dicevo, ho visto questa cosa nel trailer delle tre, ma pensavo, ero molto convinto, ho detto, di sicuro sarà così, non parlerà. Però invece parla veramente. Più che altro vi lascio lo spezzone del trailer, che è stato figo, che faceva vedere che durante una sessione di gioco c'era da qualche... una TV, mi sembra, se non erro, una TV, in cui vi faceva vedere questo mostro che parlava, e poi dice, questa sarà la Collector's Edition, e quindi, di sicuro questo lo appenderò. Non sono convinto, l'ho acceso, perché se mi rompe le scatole sempre, e comunque direi che magari no. Però è strano, è brutto, è bello. Quelle cose brutte mi piacciono, non lo so come dirlo. Qua c'è il manuale di istruzioni, ovvero per usarlo metti le batterie. Questo vale già tutto quello che mi hanno detto. Questo è la stessa cosa in più lingue. Come un recappino generale, alla veloce, c'erano poche cose, però dai, ci sta. Costava leggermente meno, ho pagato 10 euro in meno che la Collector's di Days Gone, e c'è meno roba. Considero che questo coso qua è robotizzato, comunque ci può anche stare. C'è la Steelbook, o Steelbox, chiamatela come volete, di Rage 2, ovviamente. Questo coso ambiguo da tenere appoggiato così, o da appendere al muro, che parla. Hi. Visto piccolo amico. Rocket, rocket,
Diuda. Grazie per il tuo contributo. E come ultima cosa, il poster che o così oppure così a scelta. Ed è già tanta roba. Questa cosa qua mi piace, praticamente è solo il motivo per cui ho comprato la collection, ma credo per tutti. Perché io non sono, cioè, adesso mi ucciderete e mi insulterete malissimo, ma non ho giocato tantissimo il primo Rage, non conosco benissimo come gioco Rage. Sarà buggato perché di Bethesda, non mi insultate, questo è vero, dovete darmi ragione. E niente, io vi saluto e vi lascio le clippettine. Che stavolta non vi dico neanche quelle che non sono di del gioco, perché l'avevo detto per Days Gone, ma alla fine non era vero. Alla fine ho usato una canzoncina a caso rilassante. Io vi saluto, da JS è tutto, e da questo mostro qua bruttissimo è tutto. Ciao a tutti!